Benvenute a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un'alternativa di motore di ricerca, alternativa all'omnipresente Google, ma si tratta di Hulbi o Halbi, non so come pronunciarlo bene. Comunque, questo è un motore di ricerca alternativo e decisamente più discreto che non Google. Qualche mese fa, esattamente, vediamo un po', il 7 maggio 2015, pubblicai sul mio canale un video in due parti nel quale vi ho presentato il motore di ricerca DuckDuckGo, che molto probabilmente è più noto, per esempio, di Albi, DuckDuckGo, che a sua volta è un motore di ricerca efficace e discreto, come dicevo qui nel titolo di questo video. A quel tempo pensavo di aver chiuso l'argomento, nel senso che appunto il noto DuckDuckGo valeva la pena presentarlo, l'ho presentato e punto a capo, chiuso, passiamo ad altro. In realtà poi è passato un po' di tempo e mi sono imbattuto in altre opzioni di motori che si dichiara di motore di ricerca che si dichiarano o che sono effettivamente discreti rispetto a cosa? Rispetto al modello Google, ecco, naturalmente. Quindi ho deciso di ampliare un attimino l'offerta dei miei video su questo argomento creando una piccola playlist con appunto qualcuna di queste alternative a Google. La prima appunto è stata DuckDuckGo, la seconda è Albi. In un prossimo video ve ne presenterò una terza che vale la pena presentare e così concluderò, penso, al momento, allo stato attuale, concluderò questo argomento comunque interessante perché il motore di ricerca solitamente è lo strumento primario, il primo che si utilizza quando si vuole sapere qualcosa, quando si vuole andare a cercare qualcosa sul web, insomma. Chi non ha mai usato un motore di ricerca o chi non l'ha mai fatto come prima operazione aprendo un browser, ecco. Allora, passiamo all'argomento di questo video, che è appunto Albi, quindi passo all'interfaccia di Albi, che è questa, ecco, allo stato attuale, la vedete qui, è questa. Albi quindi è un'altra alternativa oltre a DuckDuckGo. Che differenza c'è rispetto a DuckDuckGo? Lo vediamo appunto nel proseguo di questo video. Dunque, dove si situa Albi o Hulbi nel mondo? Si situa, come già nel caso del servizio sicuro di posta elettronica ProtonMail, che trovate a questo indirizzo, se vi interessa, e forse un giorno potrei anche farci un video anch'io, visto che ProtonMail è un progetto che sta per uscire dalla fase beta, entrare nella fase ufficialmente operativa, quindi magari ci faccio un pensierino. Comunque non c'entra con questo video, andiamo avanti. Quindi dicevo, già come ProtonMail, anche Albi è un motore di ricerca che ha sede in Svizzera. Lo scopo qual è? È quello di essere soggetto alle leggi sulla privacy svizzere che tuttora sono particolarmente attente alla protezione della sfera privata del singolo individuo, o perlomeno sono tuttora più favorevoli di quelle di gran parte degli altri paesi. E questa è probabilmente la principale grossa differenza con DuckDuckGo, che per quanto buono sia come motore di ricerca e come dire curatore della vostra privacy, è buonissimo, ma ciò non toglie che è situato sui server di Amazon negli Stati Uniti. Quindi DuckDuckGo è un ottimo motore di ricerca. Non rinnego quanto ho detto nel video già creato su DuckDuckGo, ma ciò non toglie che comunque opera dagli Stati Uniti, è un motore di ricerca americano. Albi no, è un'offerta diciamo del continente europeo, ecco, anche se la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ciò non toglie che geograficamente siamo lì. Ecco, quindi allo stato attuale Albi offre già un'interfaccia efficace, dico già perché è anche un prodotto abbastanza recente, non ha gli anni di vita di DuckDuckGo e
sicuramente non di Google, è uno strumento più recente, di più recente costituzione, quindi ecco, per quello che dico offre già un'interfaccia efficace, perché probabilmente nel tempo potrebbe anche migliorare, aggiungere funzionalità, eccetera, eccetera, ma chi lo sa, vedremo. Anche se non così fornito di funzionalità come DuckDuckGo, lo dico già, ve lo dico già un po' più scarno come strumento, ma secondo me può già soddisfare parecchie delle nostre esigenze di ricerca. La privacy, ovviamente, visto che queste alternative a Google puntano molto su questo punto, la privacy è un aspetto molto importante, se non il più rilevante per questo strumento, come si può leggere d'altra parte sul loro sito qui, andate su albi.com/privacy e potete leggervi per filo e per segno come intendono loro la privacy, come la implementano, eccetera, eccetera. Quindi vi lascio questo link per informarvi. Questa attenzione alla privacy significa, per esempio, giusto per fare un esempio, rinunciare ai risultati localizzati. Cosa vuol dire risultati localizzati? Voi sapete che se usate Google e permettete a Google di intercettare la posizione del vostro PC o del vostro telefono nel momento corrente dove vi trovate, lui intercetta la vostra posizione geografica e questo permette a Google di affinare i risultati della ricerca focalizzandoli anche, non solo, ma anche sulla vostra posizione geografica. Come dire che se io sono in Svizzera, appunto, tanto per restare in argomento, ricerco determinati termini, non mi usciranno gli stessi risultati che qualcuno che ne so, fa la stessa ricerca in Thailandia, ecco per intenderci. Quindi risultati localizzati. Ecco, questo Albi non lo fa perché usare la tua posizione di utente geografica sarebbe incoerente con l'obiettivo di proteggere la tua sfera privata perché i server di Albi verrebbero a sapere dove sei. Ecco, questa è una delle informazioni che Albi non utilizza proprio per preservare la tua privacy. C'è della pubblicità su Albi, come potete già vedere qui, per esempio, ecco qui un inserto pubblicitario, e a questo punto direte: ma come? Allora è uguale a Google. Non è proprio così, perché la pubblicità su Albi è sì inserita fra i risultati della ricerca, ma è gestita dall'azienda stessa che fornisce il portale di ricerca Albi, quindi questi inserti sono creati direttamente da Albi e gestiti direttamente da Albi senza nessuna connessione diretta con chi offre l'inserto pubblicitario praticamente, cioè l'azienda che sta dietro questo inserto pubblicitario non riceverà mai direttamente i nostri dati come invece è il caso con Google. Quindi Albi accetta di innestare pubblicità, ma chi fornisce la pubblicità deve accettare a sua volta di non ricevere le nostre informazioni. Se noi facciamo clic su una delle pubblicità, veniamo mandati al sito di chi fa pubblicità e poi da lì è come dire responsabilità nostra, quindi siamo noi che entriamo in contatto con chi fa pubblicità, ma Albi non manda nessun dato a questi inserti pubblicitari durante le nostre ricerche. Ecco, questa è la grossa differenza con Google, che innesta tutto e vive sulla pubblicità, quindi ogni ricerca che facciamo con Google implica anche l'invio di alcuni nostri dati a chi mette pubblicità in Google proprio per venire a conoscere cosa ricerchiamo noi, cosa può interessare a noi e fare delle pubblicità mirate o farci arrivare nella nostra casella di posta della pubblicità mirata. Qui non è il caso, quindi questi sono come dire, fin quando noi non ci clicchiamo su questa pubblicità, sono inserti, tra virgolette, morti, staccati dal fornitore della pubblicità. Ecco, quindi la privacy in questo senso è conservata malgrado che vediamo degli inserti pubblicitari in mezzo ai risultati della ricerca.
Allora, come funziona? Così in due parole, poi di solito i motori di ricerca sono abbastanza intuitivi e chiari nell'uso e anche simili uno dall'altro, quindi non è che spendiamo ore a descrivere come funziona l'interfaccia di DLB. Soltanto un paio di dritte, ecco, quindi nel menu di gestione, per esempio, si trova un'opzione che ci permette di aggiungere al B motori di ricerca disponibili. Ho già mostrato nel video di DuckDuckGo come si fa a impostare un determinato motore di ricerca come quello predefinito, quindi vi rimando a quel video per vedere come si fa su Chrome Chromium e lì l'ho già descritto, quindi anche al B permette di fare questo. Il menu di gestione si trova qui sulla destra in alto, questo pulsante, vedete si apre il menu, adesso sposto un attimo la scaletta. Qui Default Search Engine, vedete questa è l'opzione che vi descrive, vi permette di andare ad impostare Albi come il vostro motore di ricerca predefinito se lo desiderate. Questo è tutto il menu attuale di Albi di gestione. Poi vediamo un po'. Si può anche impostare una regione predefinita. Ecco, vi ho appena detto prima che Albi non registra la vostra posizione geografica per non appunto violare la vostra privacy. E qui vi dico che potete impostare una regione. Qui sulla destra del campo dove potete impostare la ricerca c'è un pulsante. Se voi lo aprite, vedete determinati, certo numero di paesi sono già presenti. E potete impostare la vostra nazione, la vostra regione più vicina alla quale siete più vicini, e questo per diciamo mettere in posizione più avanzata, nelle prime posizioni, determinati risultati, magari nella lingua che avete scelto qui nella regione, no? Perché se scegliete Italia sarà italiano, se scegliete Israele sarà israeliano, eccetera, eccetera. Ecco, Danimarca sarà il danese, eccetera, eccetera. Ecco, non fosse altro che per far preferire dei risultati nella vostra lingua che avete scelto della vostra zona del mondo, Albi vi permette appunto di impostare una zona del mondo preferita qua, sulla destra. Che è diverso appunto dall'intercettare la vostra posizione geografica, perché questo è semplicemente un filtro, che viene applicato ai risultati, ma non implica la vostra posizione geografica. Per esempio, un esempio facile da capire, tipicamente Wikipedia. Wikipedia è l'enciclopedia che è tradotta in N lingue del mondo, ecco. Una stessa pagina, un stesso articolo su Wikipedia può avere una versione in francese, in inglese, in tedesco, in italiano, in russo, in giapponese, tutto quello che volete voi. Ecco, se avete impostato una determinata posizione nel mondo, qua, regione, quella pagina di Wikipedia, per esempio, vi apparirà nei risultati prima in francese, in inglese, piuttosto che tedesco, piuttosto che spagnolo, e non in altre lingue. Magari posizionate più in giù nelle pagine dei risultati perché voi avete detto favoriscimi quella zona del mondo dove c'è quella lingua. Ecco, è semplicemente un filtro applicato. Poi, l'interfaccia di ricerca funziona come per altri motori, ovviamente. Si dicono i termini e si fa enter, poche parole. Ecco. La forma magari è un po' diversa rispetto a Google, per esempio, anche a DuckDuckGo. Se noi cerchiamo, per esempio, che so, Ubuntu Phone, Enter, vedete che qua ci sono i classici risultati, il link che rimanda a un risultato, elencato in un certo ordine, e qui sulla sinistra ci sono una serie di piastrelle, come lo chiamate io, non so come chiamarle meglio, sembra un po' un'interfaccia di Windows dall'8 in avanti o di Windows Phone, queste piastrelle, che sono nient'altro che dei termini di ricerca aggiuntivi che Albi vi propone oltre ai vostri. Praticamente, vedete, io ho digitato Ubuntu Phone e due piastrelle sono occupate da Ubuntu e una Phone. Posso anche eliminarle, vedete qui la crocettina, o posso aggiungere di quelle proposte offerte da Albi, per esempio, ecco, Touch, che ha a che fare, Ubuntu Phone viene anche chiamato Ubuntu Touch, io faccio clic qui, vedete che viene aggiunto il termine di ricerca,
Aspettiamo che risponda. Ecco Ubuntu Touch, Ubuntu Phone, quelle che ho digitato io, Touch è stato aggiunto e quindi il filtro viene ristretto o allargato a seconda delle piastrelline che attivo o disattivo qui. Ecco, voglio tornare ai miei due termini originali, posso spegnere Touch, sulla crocettina faccio clic, viene tolto di nuovo il termine di ricerca Touch, restano le due piastrelle originali attive, tutte le altre sono disattivate ma proposte qui. Ecco, questa è l'interfaccia AllBee che funziona così, potete digitare voi o se vi va bene scegliere una delle piastrelle qua offerte sulla sinistra. Come per altri motori di ricerca, anche AllBee suddivide i risultati in diverse categorie, quindi il web classico, le immagini, lo shopping se c'è qualcosa, ecco qui c'è qualcosa, vabbè, video, voilà, musica e anche un translator, quindi translator dipende da cosa è impostato, vabbè, vediamo un po' inglese, dov'è? Inglese, non indonesiano, ma italiano. Vabbè, Ubuntu Phone non è gran traduzione perché è sempre quello, Ubuntu Phone, però avete capito il principio di funzionamento. Quindi ricerche suddivise in categorie per praticità, musica e translator, quella per difetto ovviamente è il web, un po' come su Google, ma i meccanismi sono più o meno simili in tutti i motori di ricerca. Ecco, ho finito con questo video. Potete darci un'occhiata e anche una prova per un certo periodo, se vi soddisfa questo AllBee, tenete conto che come DuckDuckGo vi garantisce la privacy durante le ricerche e non vende a chi fornisce pubblicità come Google, non vende i vostri dati appunto alle aziende. Voilà, con questo ho concluso. Vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!